Buongiorno ragazzi, pochi cazzi e benvenuti in un nuovo video in cui parleremo del mercato della Roma. Ovvero siamo tipo al 20 gennaio, una cosa del genere, mancano 10 giorni alla fine del mercato. È passato il 70% del mercato, dei giorni disponibili del mercato. La Roma sta con le pezze nel deretano e noi ancora non abbiamo comprato nessuno. A questo punto mi è venuto spontaneo parlarvi di quelli che vengono costantemente accostati alla Roma, uno per uno. Ne parleremo tranquillamente, vi dirò cosa ne penso e voi mi direte poi che ne pensate voi. Via! Fatti chiari, amicizia lunga. Non riesco a capire perché questo portiere, che non gioca al PSG perché gli preferiscono quello delle sottilette lì, vabbè, insomma, quello. Non riesco a capire perché, che diciamo, secondo me, tra gli italiani, tra i portieri italiani, è il migliore da i 0 ai 30 anni. Diciamo, infatti, facendo questo escludo Buffon, perché Buffon è inarrivabile. Diciamo che lui, che è il migliore, viene accostato ogni giorno a Genoa, Torino, Bologna. Manda a noi, secondo me, uno come lui ci servirebbe, like a pane, perché che cazzo, è uno dei migliori portieri italiani che c'è in giro in assoluto. Il PSG lo vende tra i 6 e gli 8 milioni. Adriano, basta. Sto cazzo di Adriano, ce l'avevamo appresso tipo da porca vacca, da 8 mesi tutti i giorni. Roma, ti penso ad Adriano. Roma, vicini ad Adriano. Roma, che ne pensi di Adriano? Non ne penso, che non lo voglio manco più sentire scritto. Un giocatore discreto, normale, nella media, che dietro ad altre 12 persone, che ha segnato contro di noi perché comunque noi abbiamo fatto schifo. Ma ragazzi, manco stessimo a prendere Dani Alves per tutti sti collegamenti su collegamenti per prenderlo. Basta, non stiamo a prendere un fenomeno, ragazzi. Stiamo a prendere un giocatore normale. Ne trovi altri mille così. Nacho Fernandez, vabbè, dai, cioè, un giocatore normale pure lui, sai, secondo me. Vabbè, ok, farà la riserva Real Madrid, quindi è normale. Però la Roma potrebbe giocare titolare, sì. Però trovi molti più difensori centrali che possono fare anche i terzini, che costano meno, prendono meno di stipendio e non ti fa sto enorme sacrificio di cominciare a trattare da Roma a Madrid, sinceramente. De Nacho Fernandez ne faccio anche a meno. Mi prenderei, ad esempio, se dovessi prendere un giocatore d'utile che può fare il quarto, mi prenderei Juan Jesus. Sì, perché comunque alla fine l'Inter lo vende, lo svende. Io direi ci va a far comodo Juan Jesus. E poi di sti tempi, uno alla Gesù Cristo, giusto qualche miracolo ci servirebbe. Debussy. Vi dico solo una cosa, ragazzi: ci hanno accostato per tipo 2 mesi un giocatore che adesso sta per firmare con l'Aston Villa, l'ultima della Premier League, che ha fatto meno di 10 punti. E noi volevamo usarlo come terzino titolare. Ma vergogniamoci! Granqvist? Davvero Granqvist? Crescito. Porca puttana, se me prenderei Crescito. Cioè, ragazzi, Crescito è un giocatore che conosce benissimo Spalletti, italiano, quindi farebbe anche bene per il fatto della lista, che bisogna avere più italiani in rosa, perché sennò sono cazzi amari. Farebbe molto bene, secondo me, a Roma, perché lui già conosce il campionato italiano. È un giocatore già a livello internazionale, ha giocato tanto in Champions League. Secondo me Crescito sarebbe il top. Ogbonna. Ogni volta che gioca Ogbonna, tira un Cristo e una Madonna. Questo, diciamo, era il motto di Buffon, che prima di incontrare il giovane italiano di colore era un cattolico praticante giornaliero. Poi ha cominciato, diciamo, a conoscere la fase difensiva di Ogbonna e è passato, diciamo, ad essere ateo. Allora, anche oggi ho detto la mia dose quotidiana di stronzate e parliamo di Ogbonna. Ogbonna è un giocatore che comunque a Torino ha fatto molto molto bene. Poi la Juventus, diciamo, si è spento e va bene, in Inghilterra ha fatto più danni che minuti. Però a parte questo, secondo me, se viene come quarto, cioè o lui o Juan Jesus, no, tutti e due, perché sennò davvero si ammazziamo. Se viene come quarto, secondo me può starci, perché comunque alla Juventus ci aveva, diciamo, da rubare il posto a Chiellini, Bonucci, Barzagli, noi ultimi arrivati. E comunque quando giocavi c'avevi sempre l'alone di pressione dietro, che diceva devo giocare meglio di come fa Chiellini, devo giocare meglio di come fa Barzagli, devo giocare meglio di come fa Bonucci. E non era facile. A Roma, insomma, dovresti giocare meglio di come fa Rudiger. E tralasciando tutto, non è poi così difficile. Ranocchia. Vabbè, ragazzi, cioè, capite da soli che questo ce l'hanno offerto. Ma sinceramente, se prendiamo Ranocchia, siamo un po' dei fagiani. L'hanno offerto a tutto il mondo. Niente, vanno in giro col cestino a dire: volete Ranocchia? Vi offriamo Ranocchia, gli paghiamo anche lo stipendio, piatevelo, ve prego. È una palla a piede, per favore, levatecelo dal cazzo. Tonelli. Allora, questo levamocelo dalla testa. Cioè, Sabatini ha provato a prenderlo, ha dato anche il culo per prenderlo. Probabilmente ha corso il culo di uomo e non gli piace, quindi non ha ceduto. Abbiamo offerto 5, 8, 10, 12, 14 milioni per prenderlo. Corsi ha detto non si vende se non a giugno. Sinceramente, ragazzi, Corsi ma anche un po' rotto le balle, visto che comunque l'Empoli siamo noi praticamente. Cioè, abbiamo prestato Skorupski, gli abbiamo prestato Barba, gli abbiamo prestato Somma, gli abbiamo prestato Paredes. Se decidiamo di levargli i giocatori, la sua rosa rimane in 13, porca vacca. Si potrebbe arrivare, diciamo, anche un patto. Invece no. Vabbè, allora, se tu non vuoi, non fa niente, non fa niente. Sinceramente l'avrei preso, più che preso, l'avrei proprio strattonato fino a Roma, uno come Tonelli, cazzuto. Acerbi. Allora, il Sassuolo stava giocando molto bene, a me mi faceva molto piacere, molto molto piacere avere in squadra uno come Acerbi. Il problema, ragazzi, è che siamo andati a chiederlo al Sassuolo e il Sassuolo ha detto sì, lo vendiamo 10 milioni. Sabatini ha preso un infarto, siamo andati all'ospedale, l'abbiamo ricoverato. A questo
questo punto abbiamo deciso di virare su altri, perché ragazzi, 10 milioni sinceramente per un giocatore che sì, sta giocando molto bene e sembra anche molto forte e potrebbe diventarlo ancora di più. Però ragazzi, resta comunque un giocatore che ha fatto 6 mesi buoni, che l'anno scorso, vabbè, la tracciata è stato male, però nel periodo milanista ha fatto vedere che ancora non era la grande squadra, quindi 10 milioni sono veramente tanti. Perotti, che poi venendo farebbe un po' il Pierrotta, cioè diciamo che di Perotti era già fatta, arriva domani a Trigoria, sbarca a Fiumicino, viene a Lampedusa, poi a un certo punto, così pare, Prestito si è detto no, fermi ragazzi, non ci avete dato i tour, brutte merde, noi Perotti lo diamo al Milan, come sempre. No, non ha detto lo diamo al Milan, però comunque ha detto non si fa più niente. Ora poi, per quello che si è potuto capire, si farà lo stesso, io non lo so, a me, dico sinceramente la mia, Perotti verrebbe qui a fare il Perrotta, uso del gioco di parole, per Spalletti. Però Perotti è un giocatore che mi piacerebbe molto avere, quanto comunque un ottimo gregario, verrebbe a fare il panchinaro. Per me avere un panchinaro di questo livello sarebbe molto molto buono. El Shaarawy, non scherziamo ragazzi, cioè potete dirmi quello che vi pare di El Shaarawy ha fatto solamente 6 mesi buoni, poi l'hanno cercato di vendere al Monaco, non se l'è preso, boh, cioè vendere Gervinho che ti fa la differenza per ora e tenere prendere El Shaarawy sarebbe diciamo un po' come non lo so, vendere un S3 per prendere un iPhone 4. È come, sì, ma l'iPhone al tempo era buonissimo e poi l'iPhone è meglio della Samsung, la 4 ragazzi, io c'avevo l'S3, vendo l'S3 per prendere l'iPhone 4, sono un po' un coglione, capimo, se famosa a capire, Valentino. Questo video finisce qui, io vi ho detto come la pensavo sul calciomercato, diciamo sui nomi che si sono fatti. A breve uscirà anche un video in cui vi dirò cosa appunto penso la Roma, come appunto penso la Roma dovrebbe operare sul mercato. Il video finisce qua, se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, se il video vi ha fatto cacare purtroppo lasciate un dislike. Io vi saluto, a 500 mi piace uscirà il video appunto in cui vi dirò secondo me come dovrebbe operare la Roma sul mercato. Buon ciao, e ci vediamo ad un prossimo video.